Siano lodati Gesù e Maria. Bene, questa 22esima domenica è un po' posta dal Signore stesso sotto uno slogan che ci interpella e ci obbliga necessariamente a confrontarci con ciò che ci trasmette la liturgia della parola odierna. Gesù dice: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Con ciò, tenendo presente che i farisei e gli scribi avevano, come dire, allargato, aggiunto molte cose alla legge di Dio, abbiamo sentito nella prima lettura dire Dio per mezzo di Mosè: alla mia legge non si toglie nulla e non si aggiunge nulla, bisogna prenderla così come io ve l'ho data e non trasformarla in legge umana, in precetti di uomini. Allora è chiaro che la liturgia di oggi ci interpella dicendo: la mia vita a quali valori si ispira? A quali norme? Quelle divine o quelle umane? Cosa è importante per me? Cosa condiziona il mio agire? Per esempio, no? La classica cosa. Faccio attenzione a quello che pensa la gente di me? Questa è la prima domanda, d'accordo? O faccio attenzione a quello che Dio pensa di me? Cioè nella mia vita, questo è proprio il cuore della liturgia di questa domenica, cioè io agisco, penso, desidero, Gesù va al cuore come vedremo adesso tra poco, scelgo in base a cosa? Cosa è che orienta la mia vita? Mi chiedo nelle circostanze comuni, quello che sto facendo piace a Gesù oppure mi ispiro a cosa penseranno gli altri di me oppure mi interessa, ho voglia, piace a me, quindi questo è il cuore a cui Gesù tende, no? Trae occasione da questo fatto contingente dicendo: figlioli miei cari, che tu te lavi le mani o non te lavi le mani, che c'hai i piatti sporchi o i piatti puliti, a Dio non gliene importa niente, né questo può contribuire alla tua qualificazione morale, tu sei puro o sei impuro a seconda di se lavare le mani oppure no. Gesù dice: attenzione, dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Adesso vedremo, fa un elenco, adesso lo rileggeremo insieme, un elenco molto puntuale, e dice: attento, se dal tuo cuore esce questa roba, tu sei impuro, non se ti ispiri a criteri umani del tuo agire o se fai caso a sciocchezze meramente esteriori. Allora, cosa dice Gesù? Molto breve l'omelia di oggi, adesso approfondiamo quello che ci dice. Che cosa può uscire dal nostro cuore? No, prima rileggo tutto l'elenco, l'elenco è bello cospicuo, e poi proviamo parola per parola a raccapezzarci un po'. Allora, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia e stoltezza. Ho volutamente mosso le dita. Quante cose sono, numero uno, sono 12 punti. 12 è un numero importantissimo, lo sappiamo tutti quanti, no? Avete mai contato quante corone stanno in testa, quante stelle stanno sulla corona della Madonna? Sono 12, giusto? Quanti erano gli apostoli? Erano 12. Quanti erano i figli di Abramo, da cui sono, anzi, i figli di Giacobbe, non di Abramo, scusate, da cui è nato il popolo di Israele? Erano 12. Quindi 12 indica un numero di completezza e anche 4 punti cardinali, nord, sud, est e ovest, 4 per 3 fa 12, moltiplicato per il numero della perfezione. Quindi vuol dire che in queste 12 cose c'è tutto il marcio che può uscire dal nostro cuore, di tutto, e che quindi tocca vari aspetti della legge di Dio, anche molti, vi assicuro, io non posso scendere in particolare, no? Però vi assicuro che è difficile sentire confessioni fatte bene che scavino in questo modo dentro il cuore profondo dell'uomo, quindi che raggiungano le intenzioni, i desideri, i pensieri, d'accordo? Noi generalmente facciamo attenzione, se ci facciamo attenzione, non lo so, a qualche azione esterna, d'accordo? Però siamo capaci di andare dentro di noi. Allora, qual è la prima cosa che dice Gesù? La prima, l'impurità. L'impurità che oggi praticamente è stata estromessa quasi dovunque dall'esame di coscienza, perché oggi sembra che tutto sia lecito. Ma come dicevo ieri sera, nell'omelia di ieri sera, San Giacomo nella seconda lettura ci ammonisce che presso Dio
non c'è variazione, né ombra di cambiamento. Quindi, se l'impurità era illecita 50 anni fa, quindi prima del famoso 68, prima davanti a Dio, secondo voi, dopo il 68, dopo la rivoluzione sessuale, è che sono cambiate le norme? Quindi quello che prima era illecito, poi è diventato lecito? No. E l'impurità, attenzione giudice, nasce dal cuore. Sono i pensieri impuri. La prima cosa che dobbiamo analizzarci, non sono da subito, non commettere atti impuri, fermo. L'atto impuro tu lo commetti se hai avuto un pensiero impuro, se hai avuto un desiderio impuro. Guardate che la sequenza dell'impurità è prima il pensiero, poi gli sguardi impuri, poi anche una certa abitudine al parlare impuro, che non sono soltanto i discorsi a sfondo sessuale, è anche tutto il mare di volgarità che oggi le cosiddette parolacce dette con molta leggerezza, ma voi capite, scusate se faccio, quando i preti fanno gli esempi concreti vanno sempre meglio nel mal di pancia, no? Voi pensate alle parolacce, non ci pensate troppo, però tutte le parolacce volgari, quelle che quando uno apre l'enciclopedia trova volgare, a cosa fanno riferimento? Provate a pensarci. Io ci ho pensato qualche tempo fa, perché capite, la nostra salvezza è quando noi cominciamo a pensare un po', perché quando uno fa le cose sconsideratamente, questa è l'ultima cosa che Gesù dice, stoltezza, quindi fa le cose senza pensare, quindi precipitosamente oppure pensando a barbera, sbaglio. Provate a pensare a tutte quante le volgarità, a cosa fanno riferimento? O a materiale impuro o addirittura a particolari del corpo umano impuri. Provate a pensare, cominciate a fare, non quelle che cioè, quelle che si dicono giù. Domanda, io non rispondo, è peccato grave o peccato lieve? Dire una volgarità brutta, non rispondo, rispondo alla vostra coscienza. Impurità, prima cosa, quindi c'è l'impurità del pensiero, dello sguardo, della lingua, certamente anche degli atti. E qui domandiamoci, io sono capace di fare l'esame di coscienza fatto bene sull'impurità o no? Punto interrogativo. Questo è solo numero uno, I furti non necessitano di molti commenti, ma gli omicidi oggi si fanno, purtroppo sono legalizzati. Adesso non voglio fare retorica, no? Dicevo nell'omelia precedente, e se io sparlo di una persona, vado a dire a una persona, lo sai che il tizio ha fatto questo, questo, questo e questo, secondo voi, anche prima, è un peccato contro il quinto comandamento, forse, oppure no? Non sto io forse uccidendo la buona fama del mio prossimo, il suo diritto all'onore? Dici, no, ma è vero, questo ha fatto una cosa brutta, e per il fatto che ha fatto una cosa brutta, secondo te tu puoi andarla a dire a un'altra persona così? Quindi svelando questa cosa brutta che ha fatto, tu saresti contento se lo facessero di te? Ti capita di fare una cosa brutta, magari non stai neanche facendo apposta, il giorno dopo ci stanno i manifesti in tutta la pubblica piazza. Non è un omicidio questo qui? Noi pensiamo che, cioè, guardate che, sapete che c'è gente che si suicida perché? Perché l'hanno messa alla pubblica gogna, l'hanno disonorata, capite? L'onore può essere una cosa più importante della vita. Il diritto alla buona fama è sacrosanto. Chi sei tu per poterlo ledere? Sparlo e taglio e cucio a destra e a manca di vizio che hai sempronia. Magari per sentito dire, mi è arrivata la voce che questo ha fatto questo e io la secondo e la spardo in giro. Sapete la storiella di San Filippo Neri, no? La sapete la storia della gallina spennata? Una volta c'era una persona che faceva questi peccati. San Filippo dice, come penitenza devi fare questa cosa. Devi comprare un pollo. Gli togli tutte quante le penne, lo spegni e poi lo getti all'aria. Questo dice, ma stiamo su scherzi a parte, ma sta bene San Filippo. Però dice, lo devi fare come penitenza, non te la soluzione. E questo la compra, sto pollo, pia tutte queste penne, lo spegna tutto quanto e lo butta all'aria. Cioè, quando hai fatto la penitenza devi tornare qua. Torna da San Filippo Neri, gli hai fatto la penitenza? Dice sì. Bene, adesso devi fare... completare la penitenza, devi andare a prendere tutte quante le penne e devi raccogliere questo polo pollo, guarda come l'hai ridotto, gli appiccichi addosso. Questo dice, e come faccio a fare questa cosa? Con le penne, mo il vento, dove vado a trovare? Questo fai tu,
quando sparghi delle persone, perché tu metti in giro una voce che non sai che fine fa, e come fai per andare a restituire l'onore che gli hai tolto? Tu è partita una voce è arrivata alla decima persona, anche se volessi riparare, non puoi neanche andare a dire mi sono sbagliato, cioè per carità, non vorrei, non ci puoi fare niente. L'hai spennato come una, cioè, non ci pensiamo a queste cose, vedi? Magari stiamo a pensare alle stupidaggini, alla faccia delle mani, ma forse noi non siamo come farisei, forse sono altre piccole cose a cui facciamo attenzione nella nostra vita, no? Adulterio. L'adulterio, nonostante che nelle telenovelas, cioè nelle telenovelas mi raccontavano i miei nonni, mia mamma, che l'adulterio è obbligatorio, cioè non c'è una telenovela se non c'è l'adulterio, ma l'adulterio era, è e sempre rimarrà un peccato mortale, d'accordo, che porta tutto dritto all'inferno. Era di ieri, era oggi. L'avidità, il desiderio di beni terreni. Papa Francesco sono anni che ci sta facendo una testa tanta. Questa è una cosa che a volte è un pochino trascurata, ma io devo stare attento, cioè la mia, io sono polarizzato verso l'accumulo dei beni della terra, gli sprechi, faccio poche elemosine, non mi importa niente della gente che si muore di fame, non sono attivo e sollecito in questo. Questo è un problema, questo qui. L'eres avidicas, quindi il desiderio di accumulare, non è una cosa che va bene davanti a Dio. Cioè noi i beni possiamo averli per l'uso consentito, ma anche con la sollecitudine di condividerli con chi è privo del necessario. Questo è lo stile di vita di un cristiano. La malvagità. Malvagità è essere cattivelli, la malizia, capito? Andare sempre a pensare male del prossimo, guardare male anche dove non ci sta, d'accordo? O essere abbastanza, come dire, facili a fare qualche cosa fatta malamente. L'inganno, bruttissima cosa, quando noi inganniamo qualcuno, quando facciamo la doppia faccia, d'accordo? Una persona che si fida di noi e poi magari la pugnaliamo alle spalle. La dissolutezza, la vita dissoluta, libertina, molto attuale. Poi c'è il peccato che quasi tutti commettono, ma quasi nessuno confessa, l'invidia. L'invidia è una cosa brutta che ci prende nel cuore, ci corrode dall'interno. Ancora, la calunnia, che è peggio della maldicenza, perché la maldicenza è dire alle spalle cose vere, la calunnia è dire alle spalle cose false e infamanti. La superbia, pensare di essersi chissà chi o chissà cosa e guardare il prossimo dall'alto in basso. E infine la stoltezza, che è rinunciare a fare l'uso del buon senso e della ragione che il Signore ci ha donato. Capite? Queste cose qui non è che ci stiamo sempre a pensare, d'accordo? Ma queste cose oggi sarebbe bene veramente prendere questo Vangelo con calma, ripensarlo e confrontarci la nostra vita, perché Gesù ti dice: guarda che se ti escono queste cose tu sei impuro. Quindi, per esempio, prima di fare la comunione, fatti una passeggiatina al confessionale verificandoti bene su tutti questi punti, capite? Che magari non ci facciamo troppa attenzione, ma questa è parola del Signore, le ha nominati Lui. Dice, dentro queste 12 fattispecie, come abbiamo visto, ci sono tutte quante le male piante, degli mali rami, di tutte le forme con cui io posso rendermi impuro discostandomi dalla legge di Dio. Allora, come tante volte il Papa ci ha raccomandato, noi dobbiamo lasciarci e mettere in crisi anche da queste parole senza paura, d'accordo? Non c'è nessun problema, cioè la parola di Dio è parola di verità, quindi se ci mette in crisi, non è certamente, Gesù non ci mette in crisi per condannarci per il brutto disgraziato che hai fatto, se no non te ne rendevi conto, non eri consapevole, adesso lo sai, vieni a ricevere il mio perdono e da oggi in poi cerca di farci un pochino più di attenzione, non c'è da strapparsi le vesti. Però c'è da lavorare, perché la nostra coscienza ha bisogno di non addormentarsi, di essere sempre in qualche modo sollecitata dalla parola di Dio e aiutata a crescere nella conoscenza di se stessa e quindi in una sempre maggiore tensione verso la santità. Chiediamo a Maria Santissima che in questo mai perfettamente compiuto cammino sempre ci aiuti, ci accompagni e ci sostenga. Siano lodati Gesù e Maria.